Ciao ragazzi! Allora, in questo video voglio parlare un pochino del discorso INCI. Allora, perché ho voluto iniziare a parlare di questo? Perché ho visto dei video in generale, comunque anche uno in particolare di Steph 1988 Me, forse, non so se questo è il link, comunque spero di sì, comunque spero abbiate capito. In cui allora intanto parlava di questi smalti che sono quelli del mio set da 60 e parlava proprio di inci in generale, di The Color of Workshop, cose così. Allora io voglio dire la mia, voglio dire la mia perché molto semplice. Allora, discorso inci. Non so se avete letto alcuni commenti magari che mi sono stati fatti dopo la review sui prodotti della Bottega Verde, ma tante ragazze hanno scritto: guarda, la Bottega Verde testa su animali, che tra parentesi questo già ha risposto nei commenti, comunque ve lo ridico. La Bottega Verde è una delle marche che testa gli ingredienti e non i prodotti finiti. Non dico che sia buona, anzi è una cosa che ritengo spregevole, proprio se così si può dire, però la ritengo tra le marche meno cattive, se così si può dire. Vi sono marche che fanno degli esperimenti molto molto più gravi rispetto alla Bottega Verde, che vi posso fare alcuni nomi se volete, sono la Oil of Olatz, la Zeta, ad esempio, che è quella dei dentifrici, la Lancôme, la Collistar. La Benefit, visto che tante dicono la Benefit di qui, la Benefit di là, queste sono alcune delle tantissime aziende che testano veramente, veramente su animali. La Bottega Verde, secondo me, ha di buono il fatto che dando molti sconti permette comunque di comprare più di magari di un prodotto di una determinata marca e anche per questo, secondo me, è una cosa da, tra virgolette, da buona, tra virgolette, chi non ha soldi da spendere tantissimi da tutte le parti, secondo me la Bottega Verde è un buon rifugio, se così si può dire. E appunto la ritengo migliore di tante altre marche, quale la Rimmel, quale la Max Factor, tantissime. Quindi lasciamo perdere il discorso esperimenti sugli animali, perché io, tra virgolette, ho la mia coscienza metà pulita, perché so che la Bottega Verde comunque testa gli ingredienti, però evito di comprare la Maybelline da quando l'ho scoperti. La Maybelline, la Rimmel, ok? Quindi io sto bene così. Comunque, volevo dire, la Bottega Verde, no, diceva, sperimenta su animali e ha degli inci terribili, tra virgolette. Allora, gli inci, per chi non lo sapesse, sono gli ingredienti prodotti dentro ai vari prodotti. Sono scritti solitamente sulla scatola oppure sul prodotto stesso, qualche volta anche nascosti dall'etichetta. Quelli della Bottega Verde sono sempre in bella vista perché sono sempre sulle scatole. E vi posso dire questo: io dei prodotti che avevo della Bottega Verde, quali la crema vellutante alla pesca bianca, tanti doccia schiuma, vari creme. Io ho sempre trovato degli inci più che rispettabili. L'unico che mi ha un po', tra virgolette, stupito è questo qui, che ha tipo al terzo posto un silicone volatile, cosa che non mi piace assolutamente perché il silicone non fa bene alla pelle, è come un fondotinta. Quindi questo qui non mi piace, però vi posso dire che io non è la prima cosa che ho della Bottega Verde, ho tantissime altre cose e mi sono sempre trovata bene anche a livello di inci. E ci tengo a dire questo, questa Stefania ha detto appunto che le hanno sconsigliato praticamente l'utilizzo di questi smalti perché non si sa cosa contengono, perché non hanno inci sopra di essi. No, non hanno inci sopra di essi, però se vi ricordate, chiunque voi abbia comprato questi smalti, sulla scatola vi è un bel foglio con tutti gli ingredienti, quindi se uno, se a una persona magari interessava, li poteva benissimo consultare. Me personalmente non mi è interessato perché comunque già dall'odore si può percepire che non ci sono dentro cose proprio buonissime. E perché non l'ho voluto consultare? Perché secondo me gli smalti sono una delle poche cose che fanno meno male. Perché? Semplicemente perché questi qui sono smalti per nail art, non smalti da dare sull'unghia intera. Allora, il fatto è questo: tutti gli smalti dovrebbero essere dati sotto
sopra ad una base buona, a una base buona per gli smalti, ad esempio quella della Kiko. Non è buonissima, però è una base che comunque protegge l'unghia da qualunque cosa vi date sopra. E dopo aver dato una base, io do sempre un colore neutro oppure del colore che mi interessa, buono, nuovamente Kiko o tutti gli smalti che volete. Se dopo aver dato una base, due magari strati di smalto normale, date sopra qualche riga di questo, ragazze, cosa pensate che vi si stacchi l'unghia? Nel senso, questo è il dubbio. Poi, oltretutto, magari potete anche dirvi, questo qui viene dalla Cina. Ragazze, io ci tengo a dire questo, è tutto Cina, tutto è Cina, anche se magari non c'è scritto made in Repubblica Popolare Cinese. Se c'è scritto Germania, non vuol dire che il prodotto, gli ingredienti siano fatti in Germania, capite? Vi do un esempio. Al fatto di Inci, allora ho trovato questa, ve l'ho detto, col silicone volatile al terzo posto, mi sembra. Quindi due pallini rossi al terzo posto, poi gli altri tutti buoni, erano verdi, gialli, quindi. Allora, volete un esempio lampante che vi fa magari cadere dalla sedia? Prendiamo ad esempio, un prodotto abbastanza famoso, direi, di una marca abbastanza famosa, di una marca abbastanza cara. Qual è la marca? Ma la MAC, ok? Ragazze, la MAC è una delle marche più care di tutte. Fa dei prodotti eccezionali perché hanno una durata, e lo sapete tutti, eccezionale. Allora, io ne ho preso una a caso, il Paint Pot, ad esempio. Il Paint Pot perché ad esempio delle liner non ho più la scatola. Peccato perché ci tenevo a vederla e per farvi capire a voi che secondo me è inutile fidarsi della marca. Ad esempio, ho comprato la Collistar, ho comprato la Lancôme. Sperimentano, tra virgolette, non potete sapere quello che c'è dentro. Allora, vi faccio vedere questo. Questi qui sono gli ingredienti. Va bene? Tutti gli ingredienti. Allora, io li ho letti più o meno verso qui, quindi più di metà. Allora, vi posso dire questo, che allora il primo è un pallino verde, il secondo che è dimeticone è un pallino giallo, mi sembra. Dopo, per una decina di ingredienti sono tutti pallini, o due rossi o uno rosso. Ragazzi, lo capite questo? Una cosa che costa 20 euro ha un inci terribile. Va bene, ragazzi, allora io è questo che mi chiedo. Non vi potete lamentare. Come posso dire, di una marca che magari ha un inci con due pallini rossi, quando magari le marche più che ritenete migliori di tutti hanno un inci che farebbe spavento a tutti. Io giuro che da adesso io gli inci non li guardo più. Se io mi trovo bene con un prodotto, mi trovo bene con un prodotto, basta così, perché tanto mi sto accorgendo sempre di più. Guardate che anche della Sichet ho trovato di un lip gloss, ho trovato un inci terribile, quanto questo qui della MAC. Ragazze, il fatto è questo: chi vuole guardare gli inci, li guardi pure, va bene? Però dategli il giusto peso, nel senso non potete controllare gli inci della Bottega Verde e magari non controllare quelli della MAC, quelli della Sichet, quelli della Collistar, quelli della Lancôme. Perché della Guerlain, di qualunque della Dior, perché sono marche famose. E no, perché anzi, tanti tanti prodotti di marchette un pochino più piccole sono addirittura migliori a livello di inci, parlo, di quelle di grande spessore, come se così si può dire. Quelli che ti fanno sborsare fior fior di quattrini e poi in realtà ti mettono in viso quello che gli pare a loro. Ragazze, questo è quello che penso io. Io ritengo questa storia degli inci buona per il fatto che siamo, diciamo, istruiti su quello che ci mettiamo sul viso o sul corpo, però questo è. Non mi venite a dire ha degli inci terribili la Bottega Verde, quanto su 10 prodotti ne ho trovato uno con al terzo posto due pallini rossi, quando ci sono marche di cui io di solito stavo zitta, perché comunque ve l'ho detto ora qual è la mia mentalità su queste cose, quando io nemmeno ve lo vengo a dire che hanno degli inci terribili, nel senso, non per farvi male a voi, ma per il senso che, no, che
la motivazione che non ha senso venire a dire questo è un inci così, questo è un inci così. Perché? Perché magari le uniche marche che avranno un inci ottimo, quali sono? L'erbolario, magari, di cui mi hanno parlato alcune ragazze, però il problema è che l'erbolario, come ho già detto, non lo troviamo da tutte le parti, non ha una vasta scelta a livello di make-up, e lo sapete bene, e oltretutto è una, cioè una linea, una catena, non una a livello della MAC, una a livello della Kiko. Perché, vi faccio un altro esempio, il fissante della Kiko, che ve l'ho detto anche nell'altro video, che magari vi metto dopo o vi metto prima, non lo so se ve l'ho già messo, è a base d'alcol, ha un inci pessimo. Quindi ragazze, il fatto è questo. Ognuno fa le proprie scelte. Però dico soltanto questo, pensateci, perché è veramente una cosa buffa, se ci state a pensare. Una marca che ti chiede 20 euro per un prodotto, una marca che te ne chiede 3 per un altro, e a parità di inci, cioè a confronto degli inci, è 1000 volte meglio una che l'altra. Quindi il fatto è questo. E magari voi vi trovate meglio con l'altra, e voi dite per il prezzo. Per il prezzo, per quello che volete, ma intanto sul viso vi mettete delle cose che non sono proprio eccezionali. Quindi la mia proposta è questa: prima di parlare, confrontate bene tutti gli inci di tutte le cose che avete, perché vi assicuro che rimarrete un po' inorridite da tutti gli schifi che vi state mettendo in viso. Oltretutto, tanti prodotti della MAC, degli ingredienti, non ci sono nemmeno sul biodizionario, il che mi spaventa. Ad esempio, ce n'è uno che si chiama Quaternium 90 e non c'è il 90. Ci sono tutti quelli primi, tutti con due bollini rossi. Il 90 sarà con 5 bollini rossi, mi viene da pensare. Comunque, va bene così. Niente, ragazze, questa qui è la mia opinione, sia per quanto riguarda gli esperimenti sugli animali, che ve l'ho detto, sono abbastanza stretta nel dirvi queste cose. Sia per quanto riguarda gli inci, spero che non mi attacchiate in troppe per le mie idee. Comunque sono una che le idee le dice chiaramente, anche se non mi sembra di aver offeso nessuno, perché comunque siamo in un paese democratico, credo, no? E niente ragazze, ci sentiamo presto, spero di esservi stata utile se magari qualche cosa non lo sapevate. Altra parentesi, per chi non lo sapesse, gli inci li dovete guardare sul biodizionario, vi metto il fumettino qui. Niente, un bacione a tutte e ciao 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 a tutte!